Zeman gli ha detto bravo questa sera. No, non l'ho incrociato il mister a fine partita, mi sono fermato a salutare la mia ragazza e due miei amici che sono venuti allo stadio e vediamo domani cosa mi dirà. Cosa ti dirà? Mi conosci? Secondo me che potevo fare di più. Nel primo tempo quell'azione dove hai scheggiato il palo? No, in quella no, dai, quella ho provato ad andare alla conclusione, magari in alcuni movimenti in campo, però sono contento. La partita, Davide, primo quarto d'ora, male, malissimo, poi Pescara che è cresciuto, secondo tempo fisicamente, tatticamente, anche con l'uomo in meno, superiore all'Entella. Sì, nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di cuore, perché dopo l'espulsione di Facundo ci siamo compattati e abbiamo rimontato la partita, non è da tutte le squadre rimontare una partita contro di loro, che sono una squadra forte. Primo tempo, come è successo con la Virtus Verona, siamo partiti un po' impallati, però anche il primo tempo abbiamo dimostrato di stare sul pezzo. Nel secondo tempo che cosa è cambiato, Davide? È uscita solo la condizione atletica? Ma noi siamo rientrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia, sapevamo che stavamo rispondendo bene al gol subito e magari il rigore ci ha buttato un po' giù di morale, ma ci ha dato anche forza, perché ci dobbiamo credere, siamo una squadra forte e mercoledì vogliamo prenderci la qualificazione. Tra l'altro un campo che conosci bene e che non ti piace tanto. Sì, ma non si vive, non piace tanto per i ricordi. Non si vive di ricordi, anzi spero di passare il turno e vediamo poi in semifinale cosa succede. I gol, andiamoli a raccontare. Il primo ti riguarda particolarmente, poi anche il secondo, c'è lo zampino tuo, vai, racconta. Allora, non l'ho ancora rivisti, del primo mi ricordo un cross e sì, Facundo l'ha toccata, io ho anticipato il difensore e col destro ho anticipato anche il portiere. Il secondo ho visto Mora che la lanciava, la sono andata a prendere, appoggiata a Rafi e poi è stato bravo Aloy di testa a metterla sul secondo palo. Io non so quante volte hai giocato davanti a 13.000 spettatori in carriera. No, oltre all'esordio con l'Inter non mi è capitato pochissime volte di giocare avanti a un pubblico così, infatti ringrazio tutte le persone che sono venute allo stadio e sappiamo che se andiamo più avanti ci verranno ancora di più.